Buongiorno. 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 Buongiorno Rettore, sono Alessandro Guglielmi. Tornando un attimo sulla questione coronavirus, un anno fa, a marzo, si pensava che la situazione si sarebbe risolta nel giro di poco, si parla di 2 settimane, 1 mese. Lei si ricorda qual è stato il momento in cui si è accorto come Rettore che la situazione sarebbe stata molto più grave del previsto e che ci sarebbero dovuti prendere dei seri provvedimenti anche per reagire e portare avanti la didattica? Sì, guardi, è stato il momento drammatico. Noi come Rettori Lombardi abbiamo un gruppo WhatsApp dove ci confrontiamo ed è stata la domenica in cui non c'era nessun decreto ministeriale a riguardo, come Rettori Lombardi, rischiando il procurato allarme e l'interruzione di pubblico esercizio, deciso in maniera autonoma di chiudere l'Ateneo il lunedì successivo. Era domenica, abbiamo passato la domenica al telefono perché era una decisione importante, saremmo stati denunciati. Se poi, io dico per fortuna, ma è una sfortuna perché poi c'è stata proprio la pandemia e ci hanno dato ragione tutti, però noi abbiamo deciso in piena autonomia, senza nessun supporto che il Ministero non rispondeva, di chiudere il lunedì, quindi il giorno dopo, gli Atenei Lombardi. Purtroppo nessuno, ma dico veramente nessuno, era in grado di prevedere quello che sarebbe successo, perché una violenta crisi del genere non trova riscontro nel nostro vissuto. Può trovare riscontro nelle generazioni precedenti, però noi non l'abbiamo mai vissuta. E con la nostra tecnologia pensavamo di essere inattaccabili da questo punto di vista. Purtroppo Madre Natura ci ha posto di fronte ancora al dilemma che purtroppo eravamo ancora impreparati a questo e ci ha colto veramente di sorpresa. Questo lo sapete tutti, quello che è successo poi. La decisione che ho trovato storica è stata questa, con gli altri rettori lombardi, di buttare il cuore oltre l'ostacolo, rischiare una denuncia penale, di essere portati in procura, ma essere stati i primi a decidere di chiudere un'attività. E lunedì abbiamo chiuso, firmato il decreto e chiuso. Poi il Ministero ci è venuto in aiuto, ma dopo. Noi l'abbiamo deciso in piena autonomia. Lì è stato veramente il break-even, nel momento in cui abbiamo capito che non si poteva più prolungare quella che stava per diventare uno tsunami. E così è avvenuto. Una domanda personale, brevissimo. Un personaggio, qualsiasi storico, di un libro, di un film a cui si ispira, per quale motivo, se c'è? No, non ho un'ispirazione particolare. Cioè, storicamente io ho imparato molto, perché la storia si ripete, dice il detto, e quando non la conosci sei costretto a riviverla. Per cui mi piace molto leggere le biografie dei personaggi famosi, da Giulio Cesare a tutti i leader odierni, perché vedi corsi e ricorsi storici. Questo mi piace molto e guardi che è molto attuale anche la vita di Giulio Cesare, per dire, rispetto all'attuale vita. E questo mi sono sempre un pochino ispirato, più che altro per evitare magari nel mio piccolo, perché chiaramente è il mio piccolo, di fare gli errori che hanno fatto invece dei grandi uomini. E a questo mi sono sempre ispirato. Quindi leggere le biografie di personaggi famosi nella storia, arrivare fino ai giorni odierni, arrivare fino a Winston Churchill, ma anche magari a Kennedy, ai politici più famosi, anche agli ultimi presidenti, proprio per vedere che cosa hanno fatto e che le difficoltà hanno incontrato, con esperienze naturalmente diverse. Questo aiuta.